eterotrofi, ovvero che si nutrono di animali o piante morte. I funghi sono sia unicellulari che pluricellulari e, essendo privi di clorofilla, non sono di colore verde. E la struttura di un fungo è formata da prima in cima il cappello, poi sotto al cappello piccoli filamenti dove tengono le spore, il gambo e poi alla fine c'è E la riproduzione dei funghi avviene sia asessuata o sessuata. Esistono anche altri tipi di funghi, le muffe, che nascono su cibi. Il tartufo è un fungo. Esistono più tipi di funghi.